Mazzo di fiori, Arca Bass. Arca Bass è lo pseudonimo di Jean-Marie Pirot, pittore francese nato nel 1926 nella cittadina di Trémery e morto nel 2018 a Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le sue opere, che sono pitture, sculture, incisioni, vetrate e mosaici, si trovano in molti paesi: Francia, Germania, Italia, Messico, Stati Uniti. A partire dal 1953, Arca Bass inizia a decorare la chiesa di Saint-Hugues de Chartreuse, che si trova a Saint-Pierre de Chartreuse, sulle Alpi francesi, vicino a Grenoble, e che adesso è un museo. Nel 1985 realizza questo dipinto. Il quadro rappresenta un mazzo di fiori colorati. Ci sono delle margherite bianche, delle rose rosse e dei piccoli fiorellini azzurri, forse fiordalisi. Il dipinto si trova vicino all'altare, in una posizione molto visibile all'interno della chiesa. Il pittore vuole forse ricordare a tutti quelli che assistono alle cerimonie che partecipare alla vita della chiesa è come ricevere in dono un bel mazzo di fiori. Le allegre margherite bianche con il centro giallo, le eleganti rose rosse e i delicati fiorellini azzurri sono tutti riuniti nello stesso mazzo. I fiori sono diversi per colore e per forma, ma sono molto belli tutti insieme. Le foglie verdi tengono unito il mazzo di fiori in basso. Il loro colore scuro fa risaltare meglio gli altri colori. Nella cornice intorno al dipinto c'è una scritta tratta dalla Bibbia che dice: «Figlio, con modestia glorifica l'anima tua e rendile onore secondo quello che merita. Chi darà ragione a uno che si dà torto da sé? Chi stimerà uno che si disprezza?» Siracide 10:28-29. È un invito ad essere coerenti e ad amare se stessi. Le margherite sono fiori semplici e guardandoli possiamo sentire la bellezza che c'è nelle piccole cose della vita. Le rose fanno pensare all'amore e alla passione dei grandi sogni. I fiordalisi alla spontaneità e all'allegria che proviamo quando stiamo insieme alle persone che amiamo. Arca Bass con questo dipinto vuole celebrare la vita, fatta di tanti colori e profumi diversi. Ciascuno trova il suo posto nel grande amore di Dio che accoglie tutti.